ora verso un rinvio a ottobre delle elezioni amministrative. Questo secondo lei come può incidere anche sulla campagna elettorale di Napoli? Ma guardi, io qua vorrei fare un ragionamento un po' più ampio, se possibile, così magari cerco di definire bene il mio pensiero. Dalle notizie che abbiamo, mi sembra che si stia lavorando a un unico provvedimento normativo d'urgenza che rinvii all'inizio d'autunno tutte le elezioni che si dovevano tenere e si devono tenere, le suppletive in Parlamento, le regionali in Calabria, credo alcune provinciali, amministrative, piccoli comuni, grandi aree urbane, tra cui Napoli. Allora io farei un distinguo. Primo, una sottolineatura di una totale assenza di rispetto nei confronti del popolo calabrese, consentitemelo di dire, perché l'11 aprile è fissata la data, qui non è la possibile data come le amministrative di Napoli, 11 aprile sono fissate le elezioni in Calabria, già rinviate dal 14 febbraio all'11 aprile, perché da 6 mesi la Calabria è senza presidente eletto, quindi c'è un vicepresidente facente funzione. Perché assenza di rispetto? Perché se avete già deciso che si rinvia, forse non tutti sanno che le elezioni non è solamente andare a votare nella cabina elettorale, ci sono una serie di adempimenti. Noi per esempio, mentre i grandi partiti non devono raccogliere le firme, noi che siamo una coalizione civica che fa un po' paura ai tanti partiti, dobbiamo raccogliere le firme. Quindi da oggi noi stiamo raccogliendo le firme in Calabria, perché se non le depositiamo entro l'11 di marzo noi non possiamo partecipare alle elezioni. E allora, perché non ci fate sapere subito di questo rinvio e consentite, visto che il rinvio è motivato su ragioni sanitarie, di raccogliere le firme per strada, che sembra un controsenso rispetto a un'urgenza di dover rinviare le elezioni? E veniamo alla mia riflessione personale, visto che mi avete fatto la domanda. Io personalmente ritengo che l'11 aprile non ci siano le condizioni probabilmente per votare, perché se come è vero quello che abbiamo detto sinora, che c'è un trend pandemico in aumento, ritengo che l'11 aprile, fatto di buon senso, ma non solo di buon senso, di dovere sanitario, far prevalere il tema della salute sul pur incombente tema democratico, perché parliamo di una regione che è ultima per piano vaccinale, c'è un disastro sui commissariamenti alla sanità e senza presidente. Quindi non votando continua a stare senza presidente. Che cosa ti aspetti? Che fanno un decreto legge per rinviare, appena la situazione potrebbe essere migliorata, cioè per esempio la seconda metà di giugno, dove anche l'esperienza insegna che la pandemia, soprattutto al sud, ci auguriamo anche quest'anno, tra vaccini, tempo buono e misure di contenimento, noi a giugno potremmo avere una situazione migliore. Allora potrebbero coniugare in quel modo il diritto alla salute che prevale con evitare un vulnus democratico e soprattutto un danno ai calabresi di non avere un presidente nel pieno delle sue funzioni. Perché non si rinvia a giugno e invece, come pare certo, si rinvia tutto ad ottobre? Probabilmente perché se si rinviassero le elezioni regionali a giugno non si spiegherebbe del perché devono essere rinviate le elezioni amministrative da giugno ad ottobre. Quindi viene da pensare che il rinvio previsto già da adesso anche per le amministrative che si potrebbero fare nella seconda metà di giugno è motivata non solo o non tanto da ragioni sanitarie, ma probabilmente anche da ragioni di natura politica. E allora io credo che si debba fare in questo momento un distinguo, fare oggi pomeriggio che c'è il Consiglio dei Ministri e non perdere più tempo, perché lo troverei veramente grave da un punto di vista democratico, da un punto di vista della salute e di rispetto dei cittadini calabresi, fare il provvedimento sulla Calabria, rinviarlo a fine giugno, poi fra 2 mesi, un mese e mezzo, 2 mesi si fa un check, se la situazione è ancora grave si rinvia tutti quanti a dopo. E per le amministrative a questo punto rinviare già da adesso, da giugno a ottobre, mi sembrerebbe un fatto sinceramente non necessario. Il tema è che la democrazia qualcosa di molto importante. Allora, se per le amministrative, così chiudo, però ho voluto fare un ragionamento largo, ci può stare un rinvio anche da giugno, se magari la situazione non migliora fra un mesetto, perché hai comunque i sindaci che sono stati democraticamente eletti e, come è accaduto l'anno scorso con i presidenti di regione, c'è una proroga. Io non posso che essere lieto, per esempio, perché continuo a fare il sindaco fino a ottobre e quindi posso continuare a governare e anche riuscire a fare le cose che in tempi di pandemia purtroppo da un punto di vista amministrativo si sono ridotte.
Ma per un territorio come la Calabria, arrivare ad ottobre e stare quindi a quel punto un anno senza presidente, un anno senza una politica legittimata ad affrontare dai temi della sanità al recovery fund e alle disuguaglianze territoriali che questo governo pare stia accentuando, vuol dire come se a settembre si cominciasse il campionato e la Calabria fai partire con meno 30 di penalità. Ecco, io questo credo che sia una cosa politicamente molto grave e che la dice lunga sull'attenzione che il governo ha sulla esigenza democratica di avere un presidente legittimato dal popolo e democraticamente eletto. Quindi oggi facessero subito il rinvio se i temi sanitari sono impellenti, si rinvia ad un momento in cui la situazione sanitaria dovrebbe in qualche modo far prevedere che si può coniugare diritto alla salute con il diritto democratico a votare e avere un governo legittimato. E poi per le amministrative aggiornarsi appena si avrà un quadro più chiaro. L'anno scorso, per esempio a giugno, si sarebbe potuto votare tranquillamente, a Napoli c'era il contagio zero. Quindi probabilmente, e chiudo dicendo, a ottobre poi quale sarebbe l'elemento di ottimismo? La campagna vaccinale, speriamo, perché a ottobre saranno appena cominciate le scuole e bisogna nuovamente chiuderle immediatamente, e a ottobre l'esperienza insegna che non è proprio il mese migliore per la pandemia, che però ci auguriamo, grazie ai vaccini, ma sa, i vaccini dovevano essere milioni già adesso, speriamo che a ottobre lo siano veramente, altrimenti poi che facciamo? A ottobre rinviamo un'altra volta e un paese che rimane sospeso così per sempre da un punto di vista democratico, non lo so, il tema secondo me è un po' più complesso.